Sì, posto, Vediamo. eh? Ok, siamo nuovamente in diretta. Chiediamo ovviamente scusa a tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso. Ah, è Speriamo qualche che non guasto sulla siate. linea, perché appunto sto usando Sì, i miei sicuramente un gigabit. guasto sulla linea. Sì. Adesso comunque siamo ripartiti. Aspettiamo Sì. 2 minuti che si ricolleghino. Spento. Ok, stanno entrando. Perfetto. Vediamo che sia tutto a posto. Ok, ci siamo. Ancora qualche secondo, Giorgio, che vedo che si stanno collegando. Vediamo che dai, entrino un po'. Ok, Giorgio, possiamo iniziare? Magari se riprendi Dalla Marchesa, sì. Esatto. dalla Marchese, esatto, eravamo arrivati lì, così ci agganciamo al ragionamento di prima. Prego, Giorgio. Bene, eravamo prima di questa pausa che abbiamo creato ad hoc, per Avevamo bisogno di riposarsi. Esatto, ogni tanto lo sospendiamo e via. Ebbene, la Marchesa, morta nel 1781, 17 gennaio, era come un imbuto di conoscenza tra i templari e i massoni, quindi una donna che sapeva tanti, tanti segreti. Ebbene, Saunier, con quello che vede su questa tomba, su queste strane iscrizioni, su questi simboli alchemici, su questa frase enigmatica, Et in Arcadia Ego, usata, come dicevo, da Poussin, diventa ricco. Torniamo a Poussin. Poussin dipinge un quadro nella metà del Seicento, nella prima metà del Seicento, in cui si vedono appunto dei pastori che scoprono questa tomba antica con scritto Et in Arcadia Ego. Tutti i critici di Poussin dicevano che è un dipinto di fantasia, e non è vero, perché bastava andare vicino a Rennes-le-Château, alle Pont-Il, una zona poco distante da Rennes, prima del 1900. 86, io l'ho persa per pochissimo, e c'era questa tomba, basta questa tomba uguale, identica a quella del dipinto di Poussin, e sullo sfondo una delle montagne che si vedono è appunto Rennes-le-Château. Un grande segreto che aveva Poussin, tant'è che il fratello delle finanze di Luigi XIV va a trovare Nicolas Poussin, che viveva a Roma, e scrive una lettera. Questa lettera esiste tutt'oggi negli archivi francesi, al fratello, che era appunto ministro delle finanze. Lui era un sacerdote, un prelato, un vescovo, un alto prelato, dicendogli: sono stato qui a casa di Poussin a Roma, bla bla bla, e sottolinea una frase enigmatica: mi ha mostrato, mi ha parlato di un segreto che nemmeno i re potranno averne uno uguale, il più grande segreto dei secoli. Io vi riassumo questa lettera. Ebbene, questa lettera, come tutta la corrispondenza, finiva nelle mani di Luigi XIV, che aveva creato Versailles come prigione dorata per la nobiltà, per evitare le fronde che avevano infestato il regno di Luigi XIII. Stranamente, con questa lettera, lui fa arrestare Fouquet, il suo ministro delle finanze, e lo fa sostituire con Colbert, e fa di tutto per avere questo quadro di Poussin. Quindi sicuramente Luigi XIV aveva inteso che in questo quadro di Nicolas Poussin ci fosse appunto un grande segreto, e lo teneva segretamente chiuso nella propria stanza a Versailles. Uscirà solo con la Rivoluzione francese. Ma lo stesso committente di questo quadro a Poussin, il cardinale Rospigliosi, che diventerà papa col nome di Clemente IX, lo teneva anche lui chiuso in un armadio. Perché tanto segreto per un quadro, uno dei tanti quadri di Nicolas Poussin? Un quadro in cui si vedono dei pastori che indicano una tomba antica. Perché tanta cura per un quadro, diciamo anche piuttosto banale per l'epoca? E così è. Oggi il quadro è al Louvre.
Le Chateau quindi nasconde un grande segreto, un grande enigma, che questo parroco, Bérangère Sonnier, ci si trova catapultato dentro. Inizia a fare spese, grandi spese, costruisce appunto questa torre, la Tour Magdala, questa villa, Villa Betania, in cui ospitava ospiti illustri, tra cui si menziona anche che vi sia passato lì Jules Verne, ma potrebbe essere vero perché Jules Verne, in un libro che scrive piuttosto enigmatico, Clovis d'Ardentor, che è un libro semplice come trama, però mette un personaggio, il capitano Bugarach. Bugarach è la montagna di fronte a Rennes-le-Château, una montagna strana di cui dovremmo fare una puntata solo su questa montagna perché ci sono state sparizioni, fenomeno spazio-temporale, cioè lì il tempo ogni tanto si ferma, diventa bizzarro. E magari in un'altra puntata vi racconterò i grandi enigmi di questa montagna, detto anche il Sinai nero, è una montagna cara agli ufologi francesi, perché ogni tanto ci sono apparizioni, strane luci notturne e persone che spariscono su questa montagna. Ebbene, Jules Verne chiama il capitano della nave, Bugarach, come la montagna, e poi ad un certo punto inizia ad esaltare in una pagina un personaggio, François Arago. Arago, Arago, lo esultano senza un preciso motivo. François Arago è esistito veramente, era il direttore dell'Osservatorio Astronomico di Francia, di Parigi, caso strano della linea che passava da Saint-Sulpice. E questo François Arago era nato in un paese a pochi chilometri da Rennes-le-Château. Quindi Jules Verne entra nella vicenda, c'entra Maurice Leblanc, l'inventore di Arsenio Lupin. Arsenio Lupin è il ladro gentiluomo, le sue vicende sono quasi tutte in Normandia, però strano, caso strano, nei suoi libri ci sono dei rimandi a questo villaggio, a Rennes-le-Château. Insomma, un paese di 75 abitanti in cui io sono caduto per caso, se il caso esiste, e che continua a essere una grande fucina di misteri. Bérangère Sonnier prende una donna, ovviamente come perpetua, Marie Denardot, che diventerà la confidente della sua vita. E con lei faceva lunghe passeggiate nelle campagne circostanti, soprattutto si recava in una zona dove ci sono delle grotte, caso strano si chiamano grotte di Maria Maddalena, anche qua, se ci fosse bisogno, ci sono le cascate di Maria Maddalena, le grotte della Maddalena, la chiesa dedicata alla Maddalena. Insomma, bisogna essere veramente ottusi per non capire che qui Maria Maddalena è la regina dei luoghi. E passiamo anche a un discorso legato al femminino sacro, quello che parte da Ashera, passando per Iside e quant'altro, come un fiume sotterraneo che scorre nei secoli e nel mondo e arriva poi in questa zona del sud della Francia. Non dimentichiamo un aspetto anche importante, che in Camargue c'è appunto Saint-Marie-de-la-Mer. Saint-Marie-de-la-Mer è il punto in cui io faccio sempre sosta quando vado a Rennes, un luogo molto bello, affascinante, dove c'è una piazza dedicata a Papa Giovanni XXIII, perché Papa Giovanni era molto legato a Rennes-le-Château, tant'è che io ho la fortuna di conoscere un suo parente che vive lì vicino, che si chiama Étienne Roncalli. Come mai i Roncalli, i parenti del Papa, il Papa Giovanni XXIII, vanno a Rennes-le-Château? E ci sono arrivati nel 1919. Ad un certo punto è stato il Papa, all'epoca ovviamente era un vescovo, un cardinale, a volere che un ramo della sua famiglia lasciasse sotto il monte Bergamo e andasse a Rennes-le-Château. Senza un motivo specifico, perché sì, si emigrava in Francia, ma si andava a Lione, a Marsiglia, a Parigi, ma non certo a Rennes-le-Château, un paesino di 70 abitanti, contadini e pastori. Bérangère Sonnier, come dicevo, appunto, vive nel mistero, vive con grandi ricchezze fino al 1917, quando, caso strano, il 17 gennaio 1917 ha un attacco, si dice un'emorragia cerebrale, e muore portandosi nella tomba il suo grande segreto. Si dice che un prete chiamato Monsignor Rivière, chiamato per dargli l'estrema unzione, sentito quello che gli aveva confessato il moribondo, si rifiuta di dargli l'estrema unzione e diventerà una sorta di eremita. Cosa strana per un prete a morire senza l'estrema unzione. Ma anche il rituale funebre, il parroco viene messo sulla Tour Magdala, ad un certo punto il cadavere della salma del parroco è coperto con una coperta con delle nappe e ognuno passava intorno e staccava una di queste nappe,
come ricordo, un rituale strano per la gente del paese, ma in realtà era un rituale destinato ai Gran Maestri Templari. E poi abbiamo il dopo Saunier, che è tutto in mano a Marie d'Arnaud, questa umile ragazza della zona, nata a Esperazzali, vicino, che diventa, è la sua erede. Però, caso strano, non è ricca. Saunier aveva accumulato una ricchezza che qualche scrittore francese aveva quantificato in una decina, se non una ventina di miliardi di vecchie lire, no? Quindi parecchi soldi. Ma Marie d'Arnaud è povera e si fa addirittura negli ultimi anni portare addirittura la minestra dai vicini, cioè proprio vive quasi di sussistenza. E la prova l'abbiamo nelle frasi che dice, perché dice: la gente di qui cammina su l'oro e non lo sa. Però dice un'altra frase enigmatica, a mio avviso alchemica: con cosa ha lasciato Béranger Saunier? Si potrebbe vivere centinaia di anni, ma io non lo posso toccare. Questa frase è riportata da quelle persone che poi sono diventati gli eredi di Marie d'Arnaud, i Corbus Captiers, e quindi è scritto chiaramente che riportava queste frasi. In quel io non lo posso toccare c'è l'alchimia. Saunier probabilmente aveva trovato un segreto alchemico per trasformare la ricchezza, cioè questa cosa c'è in questa zona, in una ricchezza, perché. Per dire, quando costruisce la Tour Magdala, l'architetto gli dice: Reverendo, se questa torre invece di farla qui la facciamo 50 metri spostata, le costerà meno della metà. Lui dice: No, deve essere lì, costi quel che costi. Spendeva a piene mani milioni e milioni. Un parroco venuto dal nulla aveva una grande ricchezza, ma lui pagava in franchi, non li pagava in pezzi d'oro, quindi si dice ha trovato un tesoro. Sì, però lo ha mutuato in franchi, perché pagava in franchi correnti, gli odierni euro. Ebbene, Marie d'Arnaud in questa frase ci dice qualcosa di alchemico, che lei non poteva trasmutare quella ricchezza. Donna semplice, ignorante, che non aveva le conoscenze alchemiche ed esoteriche del suo parroco. E c'è un fatto anche molto che mi ha colpito molto, riportato sempre dai Corbus Captiers. I Corbus Captiers sono in poche parole una famiglia che passa lì una domenica, si innamora del luogo e fa di tutto per comprarlo. Cercano di diventare amici di questa donna, di questa Marie d'Arnaud, che viveva lì come una poveretta, coltivando l'orticello, allevando dei polli per avere le uova. E la convincono a vendere la proprietà, ma la tengono anche come se fosse una nonna acquisita. E questa nonna acquisita in casa ovviamente ha parlato con loro, ha raccontato qualche segreto, qualche cosa di importante. Tant'è che vedremo poi il risultato di questo. Beh, comunque c'è una frase che mi ha colpito molto, che tutte le sere alle ore 11 in punto, estate, inverno, ma soprattutto d'inverno, alle 11 è veramente proibitivo uscire. Lei doveva andare al cimitero. Tant'è che una sera si assopisce e appunto questi Corbus Captiers, questi suoi, diciamo, eredi, la vedono alzarsi di scatto e correre praticamente al cimitero perché era in ritardo con l'appuntamento con Béranger Saunier. E lei diceva, gli dicono: Ma cosa vai a fare alle 11 di notte al cimitero? Ho l'appuntamento con il mio signore, con il mio parroco. Ed è questo riportato da loro. E uno la può prendere per pazza, però non era così pazza, perché ad un certo punto racconta un qualche cosa, questo Noël Corbus, l'uomo appunto della famiglia Corbus Captiers, che comprano la proprietà, per cui lo uccidono. Lo uccidono in che modo? Con un incidente stradale. Si schianta con la sua Renault 4 contro un camion. Direte un incidente? No, perché la gendarmeria scopre che gli erano stati sabotati i freni, quindi è il primo omicidio. Ma ce ne saranno altri legati a questo misterioso tesoro. Tre scrittori a Parigi scrivono un libro che si chiama Le Serpent Rouge, il serpente rosso. È una sorta di ballata in rima in cui si parla di Maria Maddalena, sempre presente, dei Merovingi, che sarebbero la schiatta dei re nati dall'unione tra Maria Maddalena e Gesù Cristo, secondo la teoria poi avallata da Dan Brown, e appunto Maria Maddalena, i Merovingi, Re Le Chateau e quant'altro. Ebbene, scrivono questo libercolo, chiamiamolo così, un libretto in rima, e in una giornata specifica del 1967, sì, 67, si suicidano praticamente in contemporanea, impiccandosi, tre suicidi, piuttosto strano.
tre giovani che il 17 gennaio 1967, ovviamente l'hanno aspettato il 17 gennaio a pubblicare. Io sono nato il 25 gennaio, e forse sono nato con qualche giorno di ritardo, magari dovevo nascere anch'io il 17. Va bene, il 17 gennaio pubblicano questo libro e poi si suicidano, oppure li hanno suicidati. Un altro omicidio avviene nel 1974, sempre a Parigi, quando una signora anziana comincia ad avere paura e va dalla polizia dicendo: c'è qualcuno che mi segue, qualcuno che mi minaccia. La polizia non le crede e fa male, perché la troveranno assassinata. Si chiamava Georgette Romain Talon e il nome non vi dirà nulla, ma era la nipote di Marie Denarnau. E da bambina andava sempre dalla zia a Rennes-le-Château, e a Rennes-le-Château Béranger Saunier le aveva regalato un anello con una pietra blu. E probabilmente per rubargli questa pietra blu l'hanno assassinata a 1974. Quindi il segreto di Rennes-le-Château si tinge anche di rosso, di un omicidio. C'è ad esempio un altro prete, intimo amico di Béranger Saunier, che si chiamava Antoine Gély, parco di Costeussa, paese di fronte a Rennes-le-Château, che viene assassinato brutalmente nella sua canonica. Io ho avuto ancora la fortuna di vedere questa canonica, che era ancora quasi nello stato in cui era stato assassinato il parroco, perché negli anni Ottanta avevano ancora lasciato sul pavimento detriti, pezzi, e una strana stella che sembrava una stella di Davide, ma in realtà non era una stella di Davide, erano due triangoli sovrapposti, un simbolo martinista. Come mai un simbolo, è che io l'ho visto, io ho anche le foto, un simbolo martinista nella chiesa di un parroco? Ebbene, questo parroco viene assassinato brutalmente. Ma non per i soldi, perché i gendarmi troveranno nella sua canonica montagne di soldi nei cassetti, sotto il letto, nel materasso. Quindi chi ha assassinato questo parroco amico di Béranger Saunier non cercava il denaro, ma cercava qualche altro obiettivo. Ebbene, Rennes-le-Château, come dicevo, da allora è diventato un luogo famoso, frequentato. Per mia fortuna, io l'ho visto ancora negli anni Ottanta, quindi quando c'era poca gente, ero uno dei pochi italiani. Ho avuto la fortuna di diventare amico di un scrittore inglese che si chiamava Graham Simmons, che mi ha lasciato casa sua per parecchi anni. Io praticamente vivevo a Rennes-le-Château d'estate, mi soggiornavo per lunghi periodi a Rennes, invitando anche cari amici insieme per condividere questa esperienza. Un caro saluto, ad esempio, all'amico Francesco Lima, che non so se ci sta seguendo, e altri. Ebbene, Graham Simmons, inglese, aveva lasciato l'Inghilterra ed era andato a vivere a Rennes-le-Château. Non parlava francese, parlava solo inglese, ma voleva restare lì. Io in quella casa, guarda, devo dire la verità, facevo dei sogni pazzeschi. Guarda, bastava mettere la testa sul cuscino e si entrava come in un'altra dimensione. Guarda, non mi vergogno a dirlo, anche se ci sarà qualcuno del CICAP Quindi collegato. Giorgio si può dire che sembra quasi un romanzo noir dell'epoca moderna, no? Di René Lachateau, con tutti questi omicidi, suicidi, questi intrecci, Assolutamente, che assolutamente. però giustamente, come hai scoperto tu, hai fatto ricerche, hai approfondito, in realtà dietro c'è molto di più e stiamo parlando anche di conoscenze esoteriche, conoscenze alchemiche, conoscenze Spirituali. spirituali che portano in contatto, esatto, questi mondi con una realtà moderna vista anche dal punto di vista materiale, se vogliamo, no? Soldi, Assolutamente. intrighi, però quello che tu hai colto è proprio il senso spirituale profondo di Sì. questo luogo, no? Non ti sei Assolutamente. soffermato all'intrigo. Assolutamente, e devo dirti la verità, si trovano tantissime persone che vanno a Rennes-le-Château per il famoso tesoro. A me, sinceramente, di questo tesoro materiale non interessa. Saunier avrà trovato qualcosa perché ha fatto i soldi, ma la ricchezza di Rennes-le-Château è il mistero, è questo grande enigma che scorre dalla notte dei tempi. Rennes-le-Château era una zona considerata sacra dai Celti, dai Romani, dai Templari, dai Catari. I Catari, dovremmo fare una puntata su questa popolazione, su questi Catari, queste persone che vivevano
di povertà, vivevano la vera spiritualità. Loro credevano in due dei, il Rex Mundi, che era il dio della materia, e il dio vero, il dio spirituale. A loro non interessava la materia, il denaro, la ricchezza, ma la spiritualità e basta. Ed erano persone che sono vissute nel 1200, sono stati annientati quasi tutti, sottolineo quasi, nel 1244 a Monsegur, l'ultima cittadella catara, questo castello che svetta su questa montagna, non distante da Rennes-le-Château, dove il credo cataro finisce nel rogo, alzato questo grande fuoco che brucia la loro credenza, voluto da Papa Innocenzo III. E a me interessa la spiritualità del luogo. Per me Rennes-le-Château lo è veramente un luogo magico. E io sfido chiunque ad andare là e non sentire qualcosa di diverso nell'aria, nella gente, nel luogo. Tant'è che è come una cartina al tornasole. Guarda, vi racconto un piccolissimo aneddoto. Io ero stato subissato di richieste da un tizio di Mantova per portarlo a Punta Rennes. Vabbè, dopo un po' di insistenze siamo andati là. Tra l'altro, gli ho anche ospitato lui e i suoi amici in questa casa che io avevo in utilizzo, proprio davanti alla chiesa. Bene, lui, mentre prima era loquace, parlava bla bla bla, telefonate di ore, chilometriche. Arriviamo a Rennes-le-Château, non parla più. E sembrava arrabbiato. Io dicevo: ma che è successo? E i suoi amici dicevano: ma non sappiamo, non è successo nulla. Perché lui era andato là con uno scopo malvagio, era andato là per rompere, per distruggere, per rubare. Tant'è che in quella casa lo controllavo bene perché c'erano molti reperti storici e controllavo bene che non sparisse nulla, avevo quasi inventariato tutto perché avevo capito che persona negativa fosse. Ebbene, Rennes-le-Château ha anche questo potere di tirare fuori il vero spirito. Questo qui non ha più parlato finché siamo stati là. Come siamo tornati? Siamo usciti da Rennes-le-Château, è tornata la persona di sempre. Uno dice: ma questo qui è bipolare, forse lo era anche, però era andato là con uno scopo ben preciso, quello di danneggiare, di rubare, di portare qualcosa di materiale. Là si va solo per un aspetto spirituale, o almeno quello che ho sempre voluto io. Chi va solo per la materia ne torna veramente sconfitto. Quindi abbiamo un nucleo proprio spirituale che lega questo luogo, come dicevi prima, a Maria Maddalena, a quello che può Certo. essere una genealogia anche legata Certo. all'unione di Gesù e Maria Maddalena, ma il legame che c'è tra Sonier e Maria Maddalena, per esempio, con la costruzione di questa Torre Magdala, avvicina un parroco ha una concezione di femminino sacro anche, una cosa Bravo, anche un po' bravo. particolare per allora, lo è anche per oggi, però sicuramente Assolutamente. allora lo so. Prego. Beh, guarda, forse erano più avanti nella metà dell'Ottocento di cosa siamo oggi sul femminile sacro. Questo perché io ho fatto una ricerca impegnativa al massimo, più di Rennes, che ho condensato praticamente in due libri. Uno si intitola Il Cristo delle Dolci Colline, che poi è stato rieditato col titolo La Dea Dimenticata. Due titoli perfettamente calzanti, perché parlano di un parco, anche qua, che nella metà dell'Ottocento fa delle cose stranissime, dei miracoli, delle cose pazzesche, odiato sia dal re di Sardegna, dal re che c'era a Torino, sia dal Papa, sia dai vescovi, perché lui parlava di amore, di amarsi, e aveva messo al centro della sua chiesa una donna con lunghi capelli rossi che lui chiamava la mia Madonna. E per la gente volgare, stupida, approssimativa, diceva: ma sì, è la sua amante. No, non c'entrava nulla la sessualità. Questo uomo, Francesco Grignaschi, credeva nel femminino sacro, con la F maiuscola, femminino, la femmina con la F maiuscola, non la donna per vista dalle persone grette solo come mero sfogo sessuale. Lui non aveva alcun rapporto lui con questa donna e con le altre donne che lo seguivano. Aveva un foltissimo pubblico femminile. Lui credeva nella donna ed era un prete del 1849. E a messa diceva una parola strana, assurda, di poche lettere: amore, amatevi. E gente che si odiava, vicini che erano in lite per un confine, fratelli che non si parlavano per l'eredità, si abbracciavano, uno piangeva sulla spalla dell'altro,
perché bastavano le parole di questo piccolo parroco per smuovere il ghiaccio che avevano sul cuore. E credeva nel femminino sacro, tant'è che portava questa donna su una... facevano dei rituali, guarda, mi spiace non avere la macchina del tempo, averli visti, portavano questa donna su una specie di sedia gestatoria, no? Come si portava il Papa una volta, in giro per il paese. Poi andavano al cimitero dove c'era un'antica croce templare. E lì facevano una sorta di rituali, ballavano, cantavano, svenivano, sempre sotto la visione di questa donna, del femminino sacro. Femminino sacro, come ti dicevo, trova la sua massima, rappresentante in Maria Maddalena, ma anche in Asherah. Asherah forse è un nome che non vi dirà nulla agli ascoltatori, ma è il vero femminino sacro. Era il dio donna che c'era nel tempio di Re Salomone. Dunque, nel tempio di Re Salomone c'era Asherah e Yahweh. Yahweh sarebbe Geova, no? Dio maschile, però e c'erano le statue, mi sembra 380 e 180 statue di Yahweh e 180 statue di Asher, un numero di una cosa del genere. Poi arriva un sovrano, lungimirante ovviamente, che decide che Dio deve essere uno solo, deve essere un uomo e deve essere Yahweh, il Geova dei testimoni di Geova, per tradurre. E Asherah che fa? Bisogna distruggerla e fa distruggere le 180 statue di Asherah. Ma queste statue distrutte, questa polvere che esce da queste statue, il vento la porta per il mondo. La polvere delle statue di Asherah si solleva e questo vento misterioso la porta in Egitto, diventa Iside, la porta in Palestina, diventa Maria Maddalena. La porta forse anche in queste zone diventa Domenica Lana, la donna amata da Francesco Grignaschi nella metà dell'Ottocento. Un culto che nasce dalla polvere di queste statue distrutte, di questa dea Asherah, che da Gerusalemme, dal tempio di Re Salomone, copre questa polvere tutto il mondo. Ma è polvere, e quindi la polvere si mette sotto il tappeto. E allora il femminino sacro ogni tanto esce da questa polvere sotto i nostri tappeti, delle consuetudini umane, ma esiste ed è presente. Quindi possiamo dire che in questo tempo, in cui anche dal 1850, dalla prima apparizione mariana ad oggi, l'energia femminile sta ripercorrendo un po' le trame del tempo per andare a ripescare anche l'energia e la simbologia legata al tempo passato, quindi a quando il culto di Iside, il culto di questa dea, il culto di Maria Maddalena erano ancora remoti nella mente umana. Oggi se ne parla tranquillamente come se fosse un culto sempre esistito, ma di fatto sono misteri come quello che hai portato alla luce te attraverso René Le Chateau che ci stanno aprendo la mente. Sono Certo. anche magari pensieri scritti su un romanzo con Dan Brown con il Codice da Vinci. Quindi però di fatto se ne sta parlando ed è questa la cosa, secondo me, Lidia, più importante, perché la figura femminile aveva perso un po' la presenza, no? Nella scena spirituale dell'essere umano. Dobbiamo Certo. andare prima di Gesù il Cristo, dobbiamo andare in altre culture per ritrovarla. Quindi oggi sicuramente René Lacheteau rappresenta anche una porta verso la rivalutazione della grande dea, della grande madre, del grande femminino Certo. sacro, del concetto di madre terra e madre natura, cioè accoglie un po' tutto questo. E soprattutto non è la moglie di Dio, Asherah era il dio donna, che è diverso da dire la moglie di Dio, era il dio donna, solo che si preferiva lasciare un solo dio che appunto è Yahweh. Ma basta leggere un libro esoterico, misterioso, ma di grandissima diffusione, la Bibbia. Il Cantico dei Cantici. Cosa ci dice Re Salomone nel Cantico dei Cantici? È un'esaltazione della femminilità, del femminino sacro, dell'amore, di un amore che supera i confini umani. Però, ovviamente, per i ben pensanti, questo fa parte della Bibbia, quindi fa parte del dogma che, ma il Cantico dei Cantici è. Basta leggerlo, ecco, basta prendere il cantico in mano e vedi che Re Salomone sapeva tante cose, tant'è che i templari, i cavalieri templari, hanno fondato il loro nome proprio su
sul luogo dove Re Salomone viveva, sul tempio antico. Ma re e Chateau sono tanti enigmi messi insieme. C'è un enigma, appunto, sicuramente anche ufologico, perché io non sono un esperto di ufologia, lo lascio ad altri, per carità, credo fermamente che ci siano altri mondi, altri esseri, e sarebbe veramente egoistico pensare di essere noi soli. È un luogo molto riconosciuto per apparizioni anche ufologiche. Soprattutto il Bugarach, c'è questa montagna che veramente sarebbe da farci una trasmissione intera, perché è una montagna pazzesca, uso questo termine. Ma è anche un mistero appunto legato a Maria Maddalena, perché qua è tutto dedicato a lei. E nelle tombe antiche di Rennes-le-Château, ma del Bézu è l'ultimo forte dei Templari che restano templari anche dopo il 1307, eh? Attenzione, mai nessuno si è soffermato su questo aspetto. Bézu era un forte templare dove i templari continuano a girare, vestiti da templari, anche 30-40 anni dopo la fine dei templari, appunto, col rogo di Jacques de Molay e il famoso venerdì 13, 1307. E, le tombe antiche hanno sulla croce non Gesù, ma una donna. Io ho tantissime foto. Tra l'altro, invito le persone che mi vogliono contattare a questa mia mail, giorgiobaiettiscrittore@gmail.com, per due motivi. Uno, per delucidazioni, informazioni, sarò ben lieto di dare, e poi anche per mostrare delle foto e soprattutto per organizzare un viaggio a Rennes. Io sono a disposizione, ho portato prima del Covid permettendo tantissime persone a Rennes e quindi sono a disposizione quando si potrà riprendere a viaggiare, quindi considerata la cosa fatta. Scrivetemi o contattate appunto Lidia e Hermes per questo, ma sarà un Certo. piacere farvi toccare con mano questi luoghi, ecco. Grazie. Lascio la parola a Lidia, per chi ci segue vi condivido sulla chat la mail di Giorgio, quindi potete trovarla anche in chat. Prego, Lidia. Ascolta Giorgio, cosa hai provato quando sei arrivato e hai nella mente avevi Maddalena e questa storia di Maddalena così un po' rabbuita, è un po' buia la sua storia e penso che lì hai trovato la luce, no? Cioè hai trovato delle cose che ti hanno fatto emozionare. Sì. Cosa hai pensato? Come ti sei sentito? Hanno cambiato la mia vita radicalmente. Io sono un insegnante, sono una persona razionale, ma anche sognatrice. E sognavo appunto di trovare una dimensione mia e l'ho trovata lì. E si respira nell'aria la presenza di Maria Maddalena qua, nell'acqua, nell'aria, nella terra. C'è una terra rossa. Basta salire da Cuisà, Cuisà è il paese fondovalle, e poi si sale questi 4,5 km e si entra in un'altra dimensione. Ecco, Rennes-le-Château è un'altra dimensione, si entra in un altro mondo, dove si sente che c'è qualche cosa che è sfuggito alla quotidianità, alla trita quotidianità, alla banale quotidianità. C'è un alone magico, un alone di magia, che solo chi la sa cogliere può trovare la propria vita cambiata, cambiata in meglio. È un luogo appunto dove si respira un'atmosfera di spiritualità vera, pura, e quindi arrivare là con lo spirito soltanto calcolatore di diventare ricchi, di trovare questo tesoro. Si trovavano tante persone nei dintorni con i metal detector, ma non hanno trovato nulla di particolare. E la ricchezza è un'altra. La ricchezza è in quest'aria che si respira, è in quest'acqua limpida, è in questa terra rossa. E ha cambiato radicalmente la mia vita, e radicalmente. Per me Rennes-le-Château è la mia Gerusalemme celeste, ecco, chiamiamola, la mia Gerusalemme celeste intera. È un luogo dove anche quando non vado è presente anche nell'assenza. Ecco, è una presenza nell'assenza. E questo è fondamentale. Posso fare un'altra domanda? Secondo me, quando io penso a Maddalena e penso a questi luoghi che comunque non ho visto, e tu mi hai dato una cosa meravigliosa,
vedo nella mente, è una cosa. Già 20 anni fa. Esatto, uno spettacolo, è vero, Sì. 20 anni fa Gianni parlavi, eccetera. Sì. Possiamo definire questa situazione che tu dici, questa Gerusalemme celeste, questa meraviglia che c'è in questa montagna, nei dintorni, nell'ambiente, nell'atmosfera, e rapportandolo ad oggi che la scienza ha scoperto e ci ha fatto capire, e oggi sappiamo tante cose della donna, sappiamo tante cose della madre, no? Noi le donne sono madri e anche quelle che non lo sono, sono madri. E possiamo definire tutto quello che stai dicendo in un grande utero materno di cielo e terra, dove è proprio il simbolo di creazione, cioè Sì, come concordo. se, come scusa, Concordo, sì, hai ragione. cioè, Perfettamente. Sì. che mi dà questa impressione, capito? È come se è una testimonianza immensa e io credo che sia questo il tesoro che si è sempre cercato, perché questo tesoro l'ha rivelato la scienza in questi anni. Questo è un pensiero che io ho nella testa. E quindi è come dire che Relais de Chateau è come l'utero terrestre, è l'utero celeste, e dove le anime si intrecciano per poi prendere la strada per venire sulla Terra, per incarnarci e fare la nostra evoluzione terrestre. Io lo vedo così, una cosa Sì. meravigliosamente grandiosa. Grazie, Hai colto in pieno, sai, Lidia, veramente ti faccio i miei complimenti. Hai bello. sintetizzato veramente il mio pensiero, il pensiero di Ren, lo spirito di Ren. Ma sai anche un'altra cosa importante. Fatti una domanda: perché io, te, Hermes siamo legati, siamo amici da tanti e non ci vediamo mai, praticamente ci siamo visti una volta. Non ci vediamo mai, ci sentiamo magari, passano degli anni, però c'è questo legame. Ecco, hai ragione, un utero, una rinascita, come se fossimo veramente nati dalla stessa madre. Ecco, È siamo vero. collegati da questo cordone ombelicale, è vero, Bravissimo, eh? Beh, esatto. forse perché, come tu sai, io scrivo, no? Ed Certo. Hermes è tutto quello che comporta l'insieme, e lui fa disegni, eccetera. E E ricordiamo anche praticamente, Eros, esatto, Eros. bravo. E praticamente, nei miei libri, c'è tanto di Maddalena Certo. che detta praticamente Gesù, detta di lei, racconta di lei, di chi è, di cosa ha fatto, di cosa gli è stato trasmesso e innalza la donna in generale, ma la innalza proprio al di sopra della vita. E sentendo parlare te, mettendo insieme la conoscenza e le informazioni di Gesù, è facile a fare, per me perlomeno è stato facile fare questo collegamento di questa grande energia, perché a questo punto non si tratta più nemmeno, secondo me, di una donna, ma è l'energia madre sovrana. E di questa femminilità, di questa grandiosità che è una donna, che è un creatore, sotto tutti Assolutamente. gli aspetti. Hai centrato in pieno, guarda, veramente, hai centrato in pieno il tutto. E ti aggiungo un'altra cosa. Maddalena era odiata da San Pietro, da Pietro. La Chiesa cattolica romana apostolica si basa su Pietro. Pietro ne era geloso, parliamoci chiaro, ci sono degli episodi proprio nei Vangeli, basta leggerli, in cui traspare questo. Gesù si dice la baciava sulla bocca Maria Maddalena, era la sua compagna, la sua donna, ma il concilio di Nicea, questi consigli che si sono susseguiti, l'hanno voluto emarginare con quel ruolo stupido, assurdo, che non c'è una parola nei Vangeli,
della prostituta. Non c'è scritto da nessuna parte che Maddalena fosse una prostituta, non c'entra nulla, era una donna che aveva delle grandi conoscenze, come le famose streghe che sono state tipo a Salem in America, no? Bruciate, o a Triora qua in Liguria, sono state bruciate vive. Erano donne che avevano delle grandi conoscenze alchemiche, conoscevano la natura. Guarda, ti racconto un episodio che mi ha toccato di persona. Al mio paese, appunto in Liguria, c'era una signora alta 1,40 m, non era neanche 1,5 m, non sapeva né leggere né scrivere, parlava in uno stretto dialetto, quindi non parlava neanche l'italiano, ma conosceva la natura. Mio nonno, lavorando in campagna, aveva preso un'insolazione pazzesca, roba da, non dico da morirci, ma da andare in ospedale sicuramente. Mi ricordo che mia mamma torna a casa, questo mio nonno appunto, che stava malissimo, mia mamma voleva già chiamare l'ambulanza, okay? E lui con un filo di voce dice: no, chiama Clara. Arriva questa donnetta, vestita sempre di scuro, come ti dicevo, alta 1 metro, alta come il tavolo praticamente. Entra in casa, guarda mio nonno, esce, va a casa sua e torna con un barattolo, con una poltiglia di erbe che aveva trovato nei boschi. Oh, l'ho visto con i miei occhi, Gli ha messo questa poltiglia addosso. Mio nonno, che mia mamma, ti ripeto, stava chiamando la Croce Rossa. Tempo 5 minuti, mio nonno era guarito. 5 minuti, Gli ha messo questa poltiglia di erbe, questa donna purtroppo poi è morta, io ero ancora un ragazzino, se no l'avrei intervistata a sangue per sapere i suoi segreti. Lei girava tutto il giorno nei boschi circostanti il mio paese, boschi molto fitti, molto belli, molto con tanta vegetazione, tante erbe, tanti fiori, e tornava la sera con questo suo sacco nero enorme, ricolmo di erbe e di fiori, e faceva questi unguenti. Questa, se fosse vissuta nel 600, l'avrebbero bruciata viva, perché dicevano: caspita, tu guarisci la gente. Lei to ti toccava e ti guariva. Era una guaritrice, era una donna, era il femminile sacro anche lei. Questa piccola donna era una grande donna. Piccolo episodio che ricordo. Una domanda di una nostra amica che ci segue, ti chiede come mai viene detto e qual è il significato di la gente, cammina sull'oro e non lo sa. Beh, qui può avere due significati: uno pratico, che è quello sempre che io, boh, a me non interessa, perché si dice che nelle Chateau ci sono dei grandi tesori. Uno è il tesoro di Bianca di Castiglia, la madre di San Luigi dei Francesi, per intenderci, con la famosa Chiesa Roma, che avrebbe nascosto lì un grande tesoro. L'altro è un tesoro storico: basta andare a Roma e vedere l'arco di Tito. Le legioni di Tito che portano via da Gerusalemme il Sancta Sanctorum, l'Arca dell'Alleanza, la Menorah e tantissimo oro, e lo portano a Roma. Nel 410 i Visigoti fanno il sacco di Roma, e i Visigoti erano stanziati appunto a Tolosa, la loro capitale, e l'altra era Rede, una città che sorgeva sotto Rennes-le-Château. Quindi è probabile che abbiano portato lì questo immenso tesoro. C'è il tesoro dei Templari, che non è mai stato trovato, il tesoro dei Catari. Insomma, questa era una zona di confine, di passaggi, dove probabilmente c'erano dei grandi tesori. E la gente camminava su questo oro e non lo sapeva, secondo la Perpetua. Ma c'è anche da dire una cosa, che Rennes-le-Château è in una zona dove c'erano delle miniere d'oro, tant'è che l'ultima miniera d'oro d'Europa, sottolineo, era a Salsigne, in questa zona, in questa regione della Francia, appunto, e ha chiuso i battenti questa miniera d'oro, mi sembra una ventina d'anni fa, poco più. Quindi c'era dell'oro, ma vedi, voglio dirti, se ci fosse solo dell'oro, va bene, la Marie Denard non poteva dire: la gente cammina sull'oro e non lo sa, perché qua ci sono grandi giacimenti, ci sono dei tesori nascosti, ma non giustificherebbe la magia dell'oro. Non lo giustificherebbe quest'alone di mistero, di magia, di attrazione, come una calamita che ti attira lì, attira le persone giuste e respinge le persone sbagliate, come fa la calamita. Se tu prendi una calamita, i poli positivo e negativo si attrae, ma se due poli uguali si respinge la calamita. È una calamita. Quindi ci sarà un tesoro materiale, ma c'è anche un grande, grande tesoro spirituale. Probabilmente la Marie Denardot voleva dire che lì veramente c'era dell'oro nascosto, ed è quello che vanno ogni tanto a cercare le persone. Ma il vero oro è un oro che non si pesa col bilancino.
ma hai dentro di te. Come dicevi te, si sente, è qualcosa che ti lega con una conoscenza, con un sentire, con un percepire delle energie, con un percepire uno stato d'animo, un pensiero. Cioè, noi quando ti abbiamo conosciuto 20 anni fa, avevi la stessa carica, la stessa energia, la stessa enfasi che hai in questo momento, non sei cambiato di un grammo, cioè, Grazie, e hai sempre trasmesso in tutto questo tempo la stessa passione per quel luogo, e non penso che sia stato un pensiero legato il tuo a loro, al ritrovamento, anche se per carità fa piacere, perché se parliamo di grandi scoperte, sicuramente ritrovare un manoscritto, ritrovare una pergamena, ritrovare un oggetto anche appartenente o appartenuto a qualche personaggio che magari andasse a spiegare il perché di certi eventi storici, ma quello che tu hai sempre trasmesso è un amore incondizionato verso René Lescaut. Cioè, fa piacere, come... lo sottolinei, mi fa molto piacere. Sì, perché noi ti abbiamo conosciuto così e ti ritroviamo oggi a distanza di 20 anni nello stesso stato d'animo, nella stessa condizione, nello stesso pensiero, come se tu fossi nato a René Lescaut, come se tu avessi, se credi in vite precedenti, vissuto lì e hai partecipato alla costruzione di quel luogo, non tanto forse come Ren, ma come punto energetico, perché qui si sta parlando di luoghi energetici sui quali sono stati costruiti poi santuari, cioè la chiesa di René Lescaut o la Torre Magdala. Quando tu dicevi prima che ha voluto costruire la Torre Magdala esattamente dove diceva lui, ma a lui chi gli ha detto che andava fatto? Che cos'è che percepiva? Che cos'è che sentiva? Perché lui la vedeva già, l'aveva già vista costruita. E la voleva lì in quel punto. E la rivoleva, Esatto. come Magari se veniva da l'avesse già fatta te. in un tempo passato. Esatto. E la chiesa di Maria Maddalena sorgeva su un antico tempio visigoto di cui l'origine si perdeva nella notte dei tempi. L'hanno fatta sempre lì, quindi lì c'è una grande energia, una grande forza energetica. Ma mi fa un piacere le tue parole, perché probabilmente è la stessa sensazione che prova ad esempio Roberto Giacobbo, no? Il famoso Roberto Giacobbo, che mi chiama, sottolineo, mi cerca sempre lui. Io non ho mai cercato, né quando collaboravo con Mistero, con Marco Berri, Daniele Bossari, e adesso e poi con Giacobbo, sia con la Rai che adesso a Italia 1 con Frido, mi cerca sempre lui perché forse probabilmente traspare da me questo aspetto e quindi ogni tanto mi chiama. Vorrei esserci io a Ren al suo posto perché potrei descrivere degli aspetti molto, molto intriganti, ma ovviamente il padrone di casa è lui, quindi mi va benissimo Vabbè, collaborare. certo, una bellissima collaborazione anche la trasmissione di venerdì, molto bella. Beh, ma d'altronde ha trovato proprio l'alfiere di René Lescaut, È troppo buono, quindi non grazie. lo molla, non lo molla. Grazie, troppo buoni. Guarda, ci stanno arrivando altre domande, Giorgio, ma purtroppo il tempo stringe, quindi Ci ritroveremo. Direi sì, di darci un altro appuntamento, di agganciarci poi al ragionamento anche di questa sera con quello che abbiamo affrontato rispetto al femminino sacro, e hai detto che ci parleresti anche del Cristo delle dolci colline, no? Del quale Assolutamente. hai scritto E anche il poi, libro. assolutamente, è una vicenda che colpirà tantissimo i nostri appunto ascoltatori e spettatori. E tra l'altro ne uscirà un servizio su un giornale nuovo, OZ Magazine, OZ, mi sembra, che è diretto da Maurizio Baiata, che è un mensile che è uscito proprio il primo numero in questi giorni. Ho fatto un ampio servizio su questo mistero appunto di Francesco Grignaschi e del femminile sacro. Ma invito veramente a fare una trasmissione sul Monte Bugarash, perché è veramente una montagna pazzesca, assurda, che è di fronte a René Lescaut, dove ci sono stati successi dei fatti che quando li racconterò direte: sì, questo qui ha una bellissima fantasia, grazie per il romanzo, va bene, Anche invece è la realtà. perché, come ci hai anticipato nella telefonata che abbiamo fatto ieri, insomma, rappresenta un po' la nostra René Lescaut italiana, no? Sì, Questa zona. certo. Quindi
È Faremo una affascinante. visita anche lì, tra l'altro è più vicino, quindi la faremo E quando avremo modo anche di volete. visitarlo di persona, si spera. Allora, guarda, veramente io invito, ripeto, la mia mail giorgiobaiettiscrittore@gmail.com, o ce n'è anche un'altra molto più semplice, giorgiobaiettigmail.com, tutto attaccato senza punto, giorgiobaiettigmail.com. E contattatemi, scrivetemi, perché sarà molto bello quando il Covid ce lo permetterà a riprendere a viaggiare. E lì saremo nell'entroterra di Savona, quindi da Riccione, dalla vostra zona, non è molto distante, ma No, no. c'è un'ottima capienza alberghiera, ristoranti dove si mangia benissimo e soprattutto tanti, tanti misteri, tanti enigmi. Ve ne accenno uno, gusto un piccolo aperitivo. Ebbene, tanti non lo sanno, ma il famoso film Ti presento Joe Black con Brad Pitt e Anthony Hopkins è nato in un paese lì vicino dove io faccio queste ricerche. Nel 1924 c'era una casa considerata maledetta e la gente che andava lì o si suicidava o perdeva gente, una villa, e andava lì e si credeva appunto di, cioè no, ricchi e diventavano poveri, perdevano delle fortune immense. Uno scrittore dice: oh, caspita, la compro perché voglio scriverci un romanzo che parla della morte. E il libro si intitolava La morte in vacanza. 1924, negli anni appunto recenti, è diventato poi un film con titolo di Ti presento Joe Black con Brad Pitt e Anthony Hopkins. Non è nata ad Hollywood, la cosa è nata in questi paesi di cui vi porterò. Quindi comunque l'Italia è sempre al centro dell'attenzione, quando si parla di mistero, di segreti, di intrighi. Siamo al top anche in questo. Certo. Mi fa Bene, molto Giorgio. piacere. Guarda, noi non sappiamo come ringraziarti di questa Grazie a voi. bellissima serata Grazie. insieme. Speriamo che Mi anche tu spiace stia quel stando bene. contrattempo, ma l'abbiamo fatta apposta, adesso lo diciamo veramente. Sì, Cioè, sì. no, avevo bisogno di truccarmi, di pettinarmi, di... Era tutta orchestrata, certo. Non avevi Volevo finito il make-up. darmi un po' di farda, aggiustarmi la cravatta, come vedete questa bellissima cravatta Assolutamente. blu. Assolutamente. Beh, abituato a Freedom, si sa, dovevi essere a posto. Caspita, Che questa questo è. sera abbiamo dovuto interrompere la trasmissione. Esatto. Poi sono in strada, la diaccio perché mi hanno sfrattato. Dietro sono dei cartoni con libri, sembrano dei libri, ma in realtà sono delle pareti di cartone, sono per strada. Sta per passare il camion della nettezza urbana che porterà via tutto, quindi è bene che chiudiamo. Eh beh, certo, dobbiamo chiudere alla svelta, se no sparisce Non tutto ho il trovato il backstage tesoro di che hai. Pelle Chateau. No, te non l'hai trovato. No. Beh, ma te l'hai No. trovato nel cuore, è diverso. Invito i telespettatori che hanno seguito a darmi un rifugio, darmi una casa, un pasto caldo e un letto, per favore. Sicuramente ne troverai tanti. Grazie, grazie, sempre un piacere. Grazie Giorgio, grazie infinite Un e ti auguriamo abbraccio. una buonanotte, Un un abbraccio e ovviamente ti aspettiamo per la prossima trasmissione, sempre qui sulla nostra assolutamente, pagina Facebook, ti aspettiamo. assolutamente. Questa volta nei giardini pubblici la facciamo di pomeriggio, nei giardinetti, sulla panchina Così dove non c'è bisogno dormo. di cartoni e finti Esatto, di backstage. fondo. E invito a scrivermi, veramente, scrivetemi, sarà un piacere rispondervi. Abbiamo girato la Grazie. tua mail sulla chat, quindi se la vogliono leggere, la Certo. trovate all'interno della chat, poi la ricondividiamo di nuovo. E a presto davvero, ci tengo molto. Grazie Giorgio, a Giorgio, presto anche a te. ciao, grazie. Un Ciao, abbraccio. un abbraccione. Ciao, ciao carissimi. Bene, vi ringraziamo tutti di averci seguito anche questa sera con il nostro amico Giorgio Baietti in questa condivisione del Caffè della Fonte, questo virtuale tavolino del bar dove ci troviamo con scrittori, ricercatori, operatori olistici e chiunque abbia un'esperienza, qualcosa da condividere, da portare per crescere interiormente, per aprire i nostri orizzonti, per trovare un contatto come io e Lidia abbiamo trovato attraverso un messaggero che ha fatto scrivere la collana dei libri Pagine Cadute, dove qui abbiamo il primo volume, Luce del Firmamento. Ecco, come noi abbiamo sempre portato questa condivisione di noi stessi attraverso la conoscenza, attraverso i libri, attraverso le dirette, ora vogliamo dare spazio anche ad altre persone, perché sono amici, sono persone che condividono con noi un percorso di ricerca e hanno trovato
una delle tante strade che ci sono nel campo della conoscenza, nel campo della spiritualità, e se noi le mettiamo tutte assieme formeranno sicuramente quel ventaglio, quella rosa che può aiutare ognuno di noi a riscoprire, sì, no, Lidia? Certamente. Un contatto, un ritrovato, certo, contatto con noi stessi. Anche perché ne abbiamo veramente bisogno, anche se sembra, può darsi che non è così, però abbiamo bisogno di essere più sereni, più, di condividere la vita, di sorridere un po' di più, ne abbiamo proprio la necessità. E parlare di spiritualità è sempre una cosa meravigliosa, anche con Giorgio, appunto un nostro caro amico, è vero che sono cose di storiche, senza tempo, ma è anche vero che sotto sotto sfumano e si imbevono di linee spirituali, di linee che fanno bene al cuore, fanno bene al pensiero, quietano la mente e ti danno la possibilità di sapere anche tanto. E quindi magari se stiamo anche qualche minuto in più nei confronti della spiritualità, non è proprio male, si vive meglio, si vive in un cuore leggero, in un cuore di luce. Quindi con questa serata auguriamo a tutti una buona notte in una folgorante luce celeste, ovviamente non quella che mi fa dormire perché sennò se è troppa, ma la luce celeste, quella del cuore, quella dell'amore. Quindi in un abbraccio d'amore, buonanotte. Buonanotte a tutti. E alla prossima. Grazie, grazie a tutti.